Ciao a tutti, la frase di oggi mi piace molto perché ci dice in sostanza che non dobbiamo mai mollare, anzi, il momento in cui vorremmo mollare è proprio quello in cui dobbiamo stringere i denti e andare avanti. Infatti, il momento più buio è proprio quello che precede il successo, credetemi su questo. Ci sono stati moltissimi momenti in cui avrei voluto mollare, in cui magari mi sono chiesto chi me l'ha fatto fare, in cui mi sono magari detto ma sì, lasciamo perdere, e invece poi qualcosa ha fatto in modo che io continuassi e poi dicessi se avessi mollato non mi sarei gustato i frutti di tutto il lavoro. Ecco, questo vale sicuramente anche per te che mi stai guardando. Avrai sicuramente seminato, duro lavoro, costanza, tutto ciò che non si vede. E intorno a te ti diranno, ma sei fortunato, sei bravo, hai avuto successo, ma è fortuna. No, non è fortuna, la fortuna non esiste. La fortuna ce la costruiamo giorno dopo giorno. Ti faccio un esempio, mi stai seguendo, ma sicuramente saprai anche, o forse non lo sai e te lo dico adesso, che sono 6 anni che ogni giorno, ogni santo giorno che Dio mette sulla terra, come si dice, faccio una frase, un filmato, una infografica, qualsiasi cosa, per fare in modo di starti più vicino, ma soprattutto per essere costante anche nel parlare con me stesso. Infatti la frase che oggi ti mostro è proprio una frase che dico spesso a me stesso, ed è difficile. Mai mollare, perché il momento giusto per mollare non è adesso, quindi vai avanti, anzi andate avanti, ma soprattutto domani, giovedì 28 giugno 2018, Feltrinelli di Monza, ci sarò io e ovviamente presenterò Mindfulness, ancora primo in classifica per quanto riguarda la classifica Amazon riguardo i disturbi alimentari. Sono Emmanuel Mian, autore di Mindfulness, il libro che ti aiuta a gestire cibo, corpo e le tue emozioni.